Ha ragione Salvini, mi scusi, quando oggi dice che vi state scannando per la distribuzione delle poltrone e che durerete poco. Detto da un lord, questo diciamo, bisogna sicuramente prenderlo in considerazione perché Salvini è un uomo che non ha avuto nulla a che fare con il potere. Infatti, dalla spiaggia del Papete voleva pieni poteri, voleva annullare il Parlamento, rimuovere il ruolo del Presidente della Repubblica e chissà cos'altro ancora. Io non mi occupo della composizione dei sottosegretari e dei viceministri. So che quando si deve discutere della selezione di uomini e di donne è un lavoro faticoso ed è anche difficile. Auspico che si chiuda quanto prima e che si chiuda selezionando il meglio, perché oggi non è un problema di carriere. Lavorare in questo governo è più difficile. Perché ci sono persone che si sono contrastate, perché ci sono persone che hanno trovato l'intesa su alcuni punti e che rimangono nelle loro diversità. Quindi lavorare insieme sarà più difficile, più alta sarà la qualità delle persone che sono chiamate a lavorare e più potremo corrispondere a quello che effettivamente ha di necessità il Paese. Il buon governo, e mi lasci dire, l'assunzione della responsabilità. Quando si governa promettendo tutto a tutti e si fanno misure che in astratto possono anche essere giuste, ma che misurate con la disponibilità finanziaria diventano dannose, non si esercita la fatica del governo, che anche dire dei no, saperli motivare e dire i sì che servono per far ripartire questo paese e rispondere all'emergenza che noi abbiamo, che per quanto mi riguarda continua a chiamarsi lavoro.